Successo pesantissimo dell'Avezzano al Bruno Abbatini, che si impone per 0-2 sui padroni di casa del Cinzia Albalonga. Per la truppa di Scorsini 3 punti di platino in attesa dell'impiego dei nuovi innesti. Per i castellani un KO che deve far riflettere. Calcio d'inizio per gli ospiti, il primo squillo dei castellani. Sivilla impatta da ottima posizione a colpo sicuro, provvidenziale respinta del fronte marsicano. Ancora il numero 7 scalda i giri del motore, cross al bacio di Mirimic, altro muro bianco-verde tra qualche timida protesta locale. L'11 di D'Antoni preme per il vantaggio su corner, carambola infinita in area. Incredibilmente il pallone non varca la riga bianca dopo un nugolo di deviazioni infinite nel cuore dell'area piccola abruzzese. Come sempre la dura legge del gol non perdona. Sul capovolgimento di fronte Dos Santos uncina il pallone, sulla respinta di Villardi Bittaglie ringrazia e confeziona comodo lo 0-1. L'Avezzano vive di folata in contropiede, su eroraccio della retroguardia di casa si stese in vola, miracoloso ancora Villardi, prima sul numero 7 e successivamente su Dos Santos a negare la rete del doppio vantaggio. Nella ripresa il match si assopisce, nonostante la spinta del Bruno Abbatini, la Cinzia Albalonga non riesce a pungere. Alla mezz'ora sono di nuovo i ragazzi del presidente Gianni Paris ad avere la chance più ghiotta, Marietti sconfina in area e pennella. Provvidenziale ancora Villari a smanacciare in corner. Poco male per l'Avezzano in un finale accesissimo, contropiede letale. Casolla, neo entrato, pesca al bacio Dos Santos. Per il brasiliano è un gioco da ragazzi dribblare l'estremo avversario e siglare il pesantissimo raddoppio. Nel finale i biancoverdi gestiscono il match e conquistano un risultato di platino su un campo ostico. Per i castellani un KO dove pesano i tanti errori sotto porta. Sì, siamo venuti qui perché l'atteggiamento in campo è stato quello giusto. Il mister aveva detto: non cambio il 3-5-2 e se serve in propensione offensiva sciolgo tre giocatori tra le fasce e la zona centrale dell'attacco. Partita quasi perfetta perché abbiamo rispettato il principio edonistico, minimo sforzo col massimo risultato. Sarebbe facile dire solo così perché in realtà grande prova di cuore, di carattere di un gruppo che noi sappiamo aver allestito per fare un campionato importante, anche se quello che ho detto all'inizio della stagione è l'obiettivo, la salvezza, ma ci rendiamo conto che abbiamo messo insieme un gruppo di prim'ordine. Io devo fare i complimenti alla mia squadra perché avevamo preparato in maniera dettagliata e maniacale questa difficilissima gara. Sapevo di venire a affrontare una grande squadra e tale è stata. Se oggi la Cinzia Albalonga ha fatto pochi tiri in porta, lo deve a sicuramente un ostacolo abbastanza particolare che ha affrontato in questa gara, dove noi sapevamo benissimo che se lasciavamo un poco spazio ai grandi calciatori che alla Cinzia Albalonga non avremmo portato via nemmeno un punto. Ma in questo momento siamo arrabbiati. Dopo una sconfitta come questa dobbiamo essere arrabbiati perché nel primo tempo secondo me abbiamo fatto una buona partita. Fino al gol loro siamo stati padroni del campo. Nel secondo tempo abbiamo secondo me messo in campo tanta confusione, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti. Il problema è che nei primi 35 minuti dovevamo per forza sbloccare il risultato, perché quando crei una mole di gioco così ampia devi per forza cercare di sbloccare il risultato. Il problema nostro in questo momento è che non solo non sblocchiamo il risultato, ma facciamo fatica a tirare in porta nonostante giochiamo per 90 minuti nella metà campo avversaria. Quindi questo ci dispiace e dobbiamo cercare di lavorare per migliorare questo aspetto.